da tutte le parti del mondo arrivano spesso all'Istituto di Patologia del Libro Alfonso Gallo gravissimi ammalati che nei paesi d'origine hanno subito la grave diagnosi della irrecuperabilità. Si tratta sempre di esemplari molto rari e preziosi, quali antiche pergamene, vecchi tomi, papiri o, come in questo caso, di un rarissimo manoscritto su foglie di betulla proveniente dal Pakistan e ridotto purtroppo in minuti frammenti. I danni di cui può essere oggetto il patrimonio bibliografico sono di svariatissimo tipo, dagli insetti, quali i tarli o le termiti, alle muffe, dall'ossidazione della carta ad opera dei minerali contenuti negli inchiostri, agli incendi, dai fatti bellici, alla cupidigia degli uomini che, come qui, hanno asportato le preziose miniature per il poco oro in esse contenuto. Annesso all'istituto vi è un piccolo e rappresentativo museo, nel quale, oltre ad una collezione di rari esemplari colpiti dai più diversi danni, vi sono raccolte anche alcune curiosità e rarità veramente eccezionali, come antico materiale scrittorio, questo curioso ventaglio, che è in verità un trattato indiano di medicina scritto in lingua tamil su foglie di palma, papiri, una tavoletta cerata con stilo e spatola. Questi papiri sepolti con ercolano dalla famosa eruzione e, curiosità più vicina a noi, un codice navale trovato dopo 30 anni in un sottomarino tedesco affondato nel 1916. Ogni pezzo infermo che entra nell'Istituto di Patologia del Libro segue un preciso itinerario. Innanzitutto viene compilata una scheda che lo accompagnerà e nella quale ne sono descritte le condizioni all'atto della ricezione e il tipo del danno subito. Viene quindi fotografato, operazione questa che si ripeterà a cura compiuta. Inoltre, di ogni volume viene eseguito un microfilm di tutto il testo, onde assicurarne in ogni caso la conservazione e per evitarne l'eccessiva manipolazione da parte degli studiosi. Nel reparto fotografico si eseguono anche più delicate e complicate operazioni, come la fotografia di scritture sotto macchia. In questo caso si fotografa la grafia occultata servendosi di speciali filtri di una lunghezza d'onda tale da annullare l'immagine della sostanza sovrapposta, inchiostro o d'altro, rendendo intellegibile il testo coperto. Quando un documento sia tanto sbiadito da sembrare privo di scrittura, si fotografa il manoscritto ai raggi ultravioletti, che, dando risalto ai residui minerali lasciati dall'inchiostro, ne renderanno possibile l'intellegibilità. Fotografato, il volume in lavorazione passa al reparto scientifico e precisamente al gabinetto microbiologico. Qui si prelevano campioni dei microorganismi, agenti del danno, che si pongono in coltura per poterne studiare le caratteristiche di vegetazione e di conseguenza le possibilità di difesa. Si sperimentano anche particolari trattamenti del legno per gli scaffali, per renderli inattaccabili dai parassiti. E si studiano tutti i tipi di insetti che vivono nutrendosi della carta, senza rispetto purtroppo del valore a volte insostituibile del loro alimento, quali gli anobidi o tarli comuni. E le voracissime termiti. Nel reparto scientifico vi è anche un gabinetto chimico, dove ferve una intensa attività sperimentale e di ricerca. Qui si sta controllando un nuovo trattamento della vecchia carta per renderla più resistente ed eventualmente per smacchiarla. Thank you.
studiano anche nuovi antiparassitari, che pur essendo attivissimi per gli insetti, offrono all'uomo la massima garanzia di innocuità. Nell'annesso reparto tecnologico si sperimenta la resistenza della carta alle più diverse sollecitazioni, come la tensione, e la pressione. Diagnosticata esattamente la malattia dalla quale è affetto il volume, questo arriva finalmente al reparto restauro. La prima operazione che qui viene eseguita è la scucitura. Serrati in appositi telai, vengono immersi in un bagno detersivo per lo sbiancamento. Sono poi sciacquati in acqua corrente. E quindi messi ad asciugare in un essiccatoio a circolazione d'aria calda. Lavati, sciacquati e asciugati, i fogli passano in stireria. Una potente pressa li distenderà perfettamente, rendendo più agevole il successivo delicato lavoro di vero e proprio restauro. Questa meticolosa operazione di chirurgia consiste nel tappare i buchi e le smangiature con carta possibilmente dello stesso tipo di quella originale. Questa viene fornita da una piccola cartiera dello stesso istituto e fabbricata seguendo quei dettami che permettono di avere un prodotto pressoché identico a quello del volume da curare. L'Istituto di Patologia di Roma, essendo l'unico del genere esistente al mondo, è frequentatissimo da allievi delle più svariate nazionalità. Qui un gruppo si sta esercitando su fogli di pergamena danneggiati da combustione. Il metodo usato consiste nel sottoporre i fogli, ridotti in minuscole dimensioni, ad una forza di tensione ottenuta tramite tiranti fissi ad un telaio. Quando i fogli saranno ritornati all'originario formato, saranno restaurati integrandoli delle parti eventualmente mancanti e sottoposti a pressione. Intanto anche il manoscritto pakistano su foglie di betulla è in piena lavorazione. Per questo grave ammalato, non potendosi procedere ad un vero e proprio restauro, si salverà il materiale recuperabile sottoponendolo ad azione di plastificazione. I frammenti vengono pressati fra due fogli di speciale plastica, che saldandosi fra loro li forniranno di una trasparente corazza di difesa contro le successive ingiurie del tempo. Sarà così anche più agevole la manipolazione e l'eventuale ricostruzione. Compiuto il restauro, gli elementi vengono ricomposti nell'originario ordine e ricuciti in volume. Anche le rilegature, intanto, saranno state curate e rinforzate. E in una nuova elegante freschezza, l'Istituto di Patologia del Libro rioffrirà al Paese preziosi esemplari che, superando largamente i limiti del valore materiale intrinseco di rarità e antichità, diventeranno bene comune e mezzo di un più largo sapere e di una più alta civiltà dello spirito di tutta l'umanità.